Sei un paese speciale che coccoli, racchiusi tra le tue case, vicoli e viuzze, oggi silenziose e assopite, perché assopiti e scomparsi sono le voci e i rumori che una volta ti caratterizzavano. Ora non si sente più il suono argentino e cadenzato del martello che batte sull'incudine, il rumore continuo e gracidante della sega proveniente dalla bottega del falegname, il cigolio delle ruote dei barrocci e dei carri sulle strade sterrate. Eppure, qualcosa di bello, di spettacolare, che nessuno, nemmeno il tempo e il progresso, ti ha tolto e ti potrà togliere. Dal vecchio muretto della piazza di Poggi Vecchi si profila uno scenario e una veduta spettacolare. Dalle Alpi Apuane lo sguardo scende giù fino alla linea dell'orizzonte, interrotta dal profilo delle isole adagiate su un mare talvolta reso di fuoco dai raggi del sole che tramonta. Scalda le mie stanche, fredde sere. La fiamma piange, ride, parla, scalda la nostra vita. Caro vecchio scaldino, stavi là sopra il camino, di coccio smaltato, quanti letti ha scaldato. Scaldino e prete, coppia perfetta, meglio di una stufetta. Con carbonella e brace portavi calore e pace. Ora sei là in soffitta e hai accettato la sconfitta. Il calorifero ti ha soppiantato, sei rimasto un ricordo sfumato. La voce dei platani, ne è passato di tempo da allora, tutto sembra dimenticato, se non fossero i platani a ricordare i nostri amori, le cose dette e non dette. Gli anni sono volati via, come il vento che truscia sulle piume di un passero che trova rifugio sul ramo e poi vola via. Abbiamo preso due strade diverse. Oggi, come d'incanto, mi ritrovo sotto i due platani, dove il freddo ha lacerato le loro vesti. Sì, nei miei sogni ti cerco ancora, e se tu mi cercassi, sappi che in fondo alla strada ti attenderò. Lingue di fuoco, quanti ricordi belli nel mio cuore. Ai piedi del Poggio Pianace e del Cerreta
sull'erto colle del Montioni si staglia Castellina, con le case incastrate tra le rocce, pietre di galestro rosso e nero, dove più alto di tutti si erge il castello, da dove si può dominare giù tutto fino al mare. Percorro viuzze e rughette tra le case di roccia e pietra, stradine che si snodano verso i borghi familiari, oggi vecchi, Pontratico, Crotone, Ceppo Nero e Papasqua. La Fonte del Leone, la fontana sotto la chiesa. Ho 2 minuti di tempo libero e mi metto qui e a ricamare questo quadro a mezzo punto, perché questa è una promessa che ho fatto alla mia mamma. Lo comprai per lei perché era una donna molto attiva, gli piaceva lavorare a mezzo punto. Però quando presi questo quadro mi disse: forse Andy, io non lo finirò. Promettimi che se non ce la faccio a finirlo, lo firrai te. E difatti la mia mamma non ce l'ha fatta a finirlo perché è deceduta, e quindi la promessa, ogni promessa è un debito, e io nei giorni invernali, uggiosi, come un po' di tempo, prendo questo quadro e lo lavoro, cerco di terminarlo perlomeno pensando a lei e alla promessa che gli ho fatto. I ricordi legati all'inverno della vita professionale, ma anche della vita quotidiana, del rapporto con il paese, con la famiglia, con gli amici, ma anche il rapporto nelle relazioni sociali, diciamo, parte da quello che si fa nel periodo invernale. E io ho attraversato, nel momento in cui ho deciso di cambiare lavoro, di lasciare l'attività di Papacqua, che ho avuto per molti anni, ecco, di iniziare questo nuovo lavoro che non avevo mai esercitato, che era anche voleva dire entrare all'interno di un'avventura nuova, complicata, che era il lavoro della legna, del taglio del bosco e della vendita della legna. L'inverno a Castellina a volte è clemente, altre volte è molto rigido, e io ho attraversato in quei 10 anni in cui ho fatto questo lavoro, ho attraversato inverni di natura anche vera, inverni veri. Mi ricordo bene l'inverno del 91, l'inverno del 96. Sono inverni che hanno segnato il lavoro, che l'hanno anche interrotto, che hanno reso difficile il taglio del bosco, hanno reso difficile portare via la legna dal bosco una volta tagliata, il trasporto su strada. Insomma, una vita complessa ma anche affascinante. Oggi è martedì grasso e, come nell'usanza di Castellina, prepariamo una trippa. Anni fa c'era il carnevale, sai, era più grosso di Viareggio proprio, era una cosa importante. E a mezzanotte si mangiava la trippa. Il martedì grasso tutti i bimbi, famiglie, a scuola non si andava il mercoledì.
e qui nel mio ristorante è rimasta la tradizione, non si mangia a mezzanotte ma si mangia all'8, e quindi per stasera si prepara la trippa. Naturalmente un tempo la trippa arrivava sempre intera, no? Cioè da lavarla andava bollita, come questa è già stata bollita, lavata bene, scottata e poi dopo tagliata in questi piccoli pezzi, come vedete, no? La trippa era un alimento, diciamo, povero al tempo, anche oggi non è che costa moltissimo, perché erano gli scarti dello stomaco della mucca, un po' come l'ampredotto a Firenze, diciamo. E su queste cose Castellina ci ha fatto la base della cucina tradizionale, più o meno. Diciamo che è uscito anche un libro su tutte queste ricette, dove io prendo spunto per portare avanti questa tradizione di cucina tradizionale, proprio cucinata in tegami di acciaio o rame, quello che è a disposizione. Normalmente io uso alluminio. E niente, vi spiego velocemente come si cucina quest'umile pietanza, come la chiama lo scrittore, no, del libro, Edoardo Mangoni. Passiamo al soffritto, prendiamo l'aglio, sbucciamo la cipolla. Un tempo magari si usava la mezzaluna, ora ci si affida a strumenti un po' più evoluti per il trito, no? Allora, preparato il soffritto, c'è il segreto della trippa alla castellinese, che è un segreto scemo, ma siamo gli unici, diciamo in Toscana, ad aggiungere questo ingrediente alla trippa. Un c'è cosa più toscana della salsiccia, no? Salsiccia di maiale. In realtà noi la mettiamo direttamente nel soffritto, diciamo una quantità quasi pari alla trippa. A questo punto mescoliamo bene tutti gli ingredienti e ci prepariamo a fare il soffritto. Olio della fattoria di Castellina, facciamo soffriggere tutto per 10 minuti, aggiungendo un po' di vino bianco che ora si va a prendere. Atto! Mettiamo la trippa, facciamo bollire per 15 minuti, poi dopo aggiungiamo il concentrato di pomodoro. La trippa sta bollendo nel suo brodo, come suol dirsi, ha raggiunto un colore quasi verdastro e è ben ritirata. A questo punto aggiungiamo il concentrato di pomodoro e acqua calda. Facciamo bollire per circa 3 ore e la trippa è pronta. L'ultimo ingrediente da aggiungere in questo momento è il peperoncino, che abbiamo già messo intero, ma perché la trippa sia piccante ne aggiungiamo anche un po' in polvere. Allora, come dicevo, questa è la ricetta a rima che ha scritto Edoardo Mangoni e che intanto si legge mentre si aspetta lì che la trippa cuocia. La ricetta si chiama trippa alla castellinese, come dicevo la differenza è proprio la salsiccia, no? Il macinato. Cucinata con furbizia, vi è la trippa una delizia, se ben fatta e saporita fa leccare baffi e dita. Bella calda va mangiata e di cacio spolverata, poi nell'unto ben tirato, tanto pane inzinzinato. Vuoi provare? Fai così, come ti diciamo qui. Quando l'hai ben lavata, già lo sai che va scottata. Dopo strisci la ritagli, lunghe o corte, non ti sbagli. O prepara un bel tritato, pronto ad essere rosolato, con cipolla e poco aglio, bene fine e a più ritaglio. Completato e rifinito, con prezzemolo ben trito,
poi lo butti nel tegame d'alluminio oppure di rame. Nella salsa rosolata, già la trippa va gettata, giusto il sale, olio abbondante e di pepe sia piccante. Quando il pesto l'ha inzuppata, gli daremo un'imbrattata di conserva diluita dentro l'acqua già bollita. Fatto questo con misura, la si porta poi a cottura, non perdendo mai di mira, piano piano che si ritira. Questa umile pietanza non ti perde di fragranza, anche se poi va mangiata per più volte anche riscaldata. Stai sicuro, non c'è timore, anzi acquista di sapore, ci si addice, purché sano, un vinello fatto un piano, rimanendo, ci si intende, nel comune che si dipende. A questo punto, come si vede dall'olio che è risalito a galla sopra a tutta la trippa, la cottura è terminata. Normalmente un po' la trippa attacca, questa è la difficoltà numero uno della trippa, cercare di non farla bruciare sul fondo. A questo punto comunque è pronta e la mettiamo in un ciotolo di coccio, perché questo ha un sapore diverso, ben caldo. E lo portiamo a tavola. Manca solo la famosa spolverata di parmigiano. Mio padre l'ha sempre fatto durante la guerra, dopo la guerra, fino a morto nel 1990. Quindi anche prima della guerra? Anche prima della guerra, sì. Ha sempre fatto il cazzolaio? Sempre fatto il cazzolaio. Faceva addirittura gli stivali per le forze armate, Quindi era industriale? Anche per i tedeschi li faceva. Venivano a Castellina e li facevano per tutti. Era il nomato? Sì, poi fecero una cooperativa e per molti anni lavoravo a questa cooperativa. Poi la cooperativa si sfece e rimase lui. Dove ha imparato il mestiere tuo babbo? Dal suo nonno, dal mio nonno, dal suo babbo. Quindi te hai dirazzato? Io ho dirazzato, sì. Sì, a tutte le cose che ha fatto mio padre mi ha sempre detto, siccome io non mi sono mai trovato bene nella mia vita, tutte le cose che ho fatto io cerco di non farle, sia dal calzolaio, sia dalla musica, addirittura anche della musica, non mi vuole nemmeno insegnare la musica. Mentre lui era bravo? Invece lui era bravo, era un virtuoso del clarinetto. Ah sì? E come mai non ti vuole insegnare? È la sua idea, sì. E te hai accettato? E io ho accettato. Allora è così. Ma te sei nato dove? Io sono nato a Castellina, nel 45. Sono in nato casa. Perché te l'ho detto, in un bombardamento ho perso mio fratello, che aveva 13 anni, e dopo che è morto lui, mia madre e mio padre hanno deciso di fare un altro figlio perché erano senza. E sono nato io. Poi ci ripensarono e disse, ma se ci muore anche questo? E allora ne provarono e ne fecero un altro. E gli venne invece una coppia. Io c'ho due sorelle. E tuo babbo? Raccontami qualcosa del tuo babbo. E mio babbo, tramite la sua grande capacità di fare gli stivali, venne conosciuto anche a Rosignano, a Livorno, a Pisa. Lui era di Castellina? Era di Castellina. E poi, siccome ha suonato il clarinetto e ha imparato dal maestro Pardera, un vecchio maestro di musica castellinese, è cominciato a suonare nelle bande. Ha suonato nella banda di Larderello, addirittura gli avevano proposto anche un posto nella Larderello, e lui lassù non ci voleva stare a Castellina, un po' come me. Io ho sempre lavorato fuori, però sono sempre tornato a Castellina. Poi passò la banda di Rosignano Sorbè, con la Sorbè, e anche loro lo misero al lavoro dentro la Sorbè. Però a lui toccava andarci tutte le mattine in bicicletta, perché a quei tempi non c'era mezzi di comunicazione, e decise di farci un lavoro a Castellina, e a Castellina.
Quindi l'infanzia l'ha passata qui. Sì. Ma com'era l'inverno qui? L'inverno non era come ora, eh. L'inverno qui a mesi rimanevamo non isolati, ma quasi isolati dalla neve. Cime di monti colorati, di boschi, in qua e là case abbandonate da oblio umano dimenticate, alcune ridonate a nuova vita, restaurate, comignoli fumanti, caminetti ricolmi di legni ardenti e scoppiettanti, tetti vecchi e rifatti, con tegole antiche, cornicioni sfuggenti che raccontano la storia di fasti e miserie dei tempi trascorsi. Castellina. Mattina partivo nei primi tempi con la motosega, andavo nel bosco che avevo acquistato, che avevo preso in affitto, e da solo insieme a dei collaboratori tagliavo il bosco, imparavo a tagliarlo perché era un lavoro che non avevo mai fatto. Si possono fare lavori anche imparare cose che si sono sempre viste fare dall'esterno, non esiste uno studio particolare per fare questi tipi di lavoro, basta impegnarsi, basta avere passione, basta avere voglia di mettersi in gioco. Non è previsto, diciamo, per fare una battuta, non è previsto all'università, insomma, per esercitare il taglio del bosco, ma è invece necessario avere una grossa attenzione e far tesoro delle esperienze altrui, ascoltare, osservare e poi intervenire con grande cautela, perché si lavora nella natura, perché si lavora all'interno di contesti che sono molto belli, affascinanti, ma anche rischiosi. Il carnevale tra coriandoli e stelle filanti. È tornato il carnevale, messaggero di ogni sogno e di canto. Castellina ti vuole salutare. Così si cantava accompagnati dalla banda del paese. Tutti i grandi e piccini accorrevano in piazza attirati dagli allegri motivetti.
A Castellina trovi gioia di vivere, ti trovi in un attimo un mondo fantastico. Vieni anche tu, tu nel paese del sole, dove regna l'amore e la gioventù. È finalmente arrivato il gioioso carnevale a spazzar via la monotonia triste delle giornate invernali. In quei giorni Castellina diventava davvero il paese del Bengoli e le persone sembravano avere l'argento vivo addosso, ognuno con la propria creatività e con euforia contribuiva a rendere gioiosa la festa. Alcuni, in un paiolo appeso alla ringhiera in cima alla piazza, mestavano la pulenda dolce, altri appendevano ad una corda le pentole di terracotta, il giorno della pentolaccia, che alcuni ragazzi con gli occhi bendati, muniti di un bastone, si divertivano a spaccare. Era poi un corri-corri di bambini che si accatastavano l'uno sull'altro per raccogliere in terra il contenuto delle pentole, cioccolatini, caramelle, noccioline, coriandoli. Per le vie del paese sfilavano i carri mascherati con le maggiorette che facevano roteare in aria i loro pompon, seguite dalla banda musicale composta da musicanti mascherati da Pierrot. Per uno che arriva dal nord sulla strada del fondovalle non sono consigliabili i soliti tentennamenti di tutti i turisti che si trovano di fronte all'atroce dubbio se scegliere l'indicazione stradale di proseguire per Roma oppure saggiamente deviare per Castellina. Quest'ultima è la soluzione più opportuna, soprattutto se i morsi della fame reclamano desideri di trippa in una bigia serata quaresimale. Allora intesi? Freccia a sinistra e via! La salita è dura, ma ci sarà la giusta ricompensa. Suo clarinetto. Lunghe ore passate insieme seduto davanti al banchetto del calzolaio, modellando il cuoio con la lesina e lo spago, ma anche quegli attrezzi, sia pure adoperati con bravura, non riuscivano a cacciare brutti ricordi di tragedie vissute. Ma quando la sua mente approdava nel più indolore di quei pensieri dove era stampata la sua storia, riusciva proprio in quei momenti di profonda meditazione a tirar fuori dalla custodia il suo clarinetto. Si metteva tra le labbra il bocchino e faceva uscire
con l'aria che conteneva i suoi polmoni, melodie che scaldavano i cuori forti. E quella musica che riposava in lui arrivava intatta nelle profondità di chi l'ascoltava. Suona, clarinetto, ti prego, non ti fermare. Io credo che questa esperienza, l'esperienza soprattutto nella stagione invernale del taglio del bosco, del trasporto poi e della consegna alle famiglie della legna che veniva usata per scopi domestici, per riscaldamento, mi abbia fatto entrare in relazione con un mondo che conoscevo, ma lo conoscevo marginalmente, e anche con una situazione di relazione umana che ho potuto conoscere all'interno del paese di Castellina, dove portavo la legna praticamente a tutti, perché in quegli anni, si parla di 25 anni fa, 27 anni fa, erano momenti in cui il riscaldamento ce l'avevano pochi, si riscaldavano quasi tutti con la legna. Quindi il lavoro era un lavoro interessante, un lavoro economicamente redditizio e anche un lavoro che ti consentiva di avere rapporti con quasi tutta la cittadinanza. Ecco, io paradossalmente è stato anche il momento in cui, dopo avere l'esperienza di papà che mi aveva fatto conoscere i cittadini di Castellina, ho avuto anche quel momento, quel lavoro, quei 10 anni che mi hanno fatto entrare anche nelle case dei castellinesi. Ecco, con gli anziani questo era, io ne ho conosciuti molti anziani che purtroppo oggi molti non ci sono più, ma ho conosciuto il paese, ho conosciuto la loro vita, le loro fatiche, e condividevo queste fatiche e questa loro esperienza con la mia che stavo svolgendo in quel momento. Mi ricordo un'altra cosa, un altro momento, questo divertente, ero sempre in quella zona a tagliare il bosco, avevo 2 camioncini, uno per il trasporto stradale, uno invece per tirare fuori, far uscire fuori la legna dal bosco, insomma era un trattore a 4 ruote motrici, e a volte andavo con l'uno, a volte andavo con l'altro a seconda di dove mi trovavo, se il posto era impervio, se era più accessibile, eccetera. E andai con questo camioncino a 4 ruote motrici, lo portai in fondo al bosco dove tagliavo, e poi finendo di tagliare arrivai sulla strada e ero convinto, io e mio cognato tagliavamo insieme la legna, eravamo convinti di essere venuti a casa col camioncino quello stradale, e non vederlo più sulla strada ci fece pensare che ce l'avessero rubato. Io feci l'autostop, passò una macchina, passava poche macchine, insomma era il periodo invernale, il pomeriggio verso le 4 del mese di gennaio, passò una macchina che mi conosceva, sto signore, mi portò a casa, io andai a casa, telefonai ai carabinieri, mentre stavo telefonando ai carabinieri per denunciare il furto del camioncino, il mio nonno, che era lì in casa vicino al telefono, non c'erano cellulari a quel tempo, mi disse: ma sei andato alla Vitalba, con quale camioncino sei andato? Ecco, nel momento che lui mi ricordò, mi domandò con quale camioncino fosse andato, mi venne in mente che ero andato con quello a 4 ruote motrici che l'avevo lasciato nel bosco. Quindi il camion non me l'avevano rubato, ma era andato con l'altro. Quindi feci finta di aver fatto una telefonata, perché ero imbarazzato, anche di fronte a mio nonno non sapevo cosa dire, insomma avevo fatto una cosa gravissima, avevo pensato di essere andato con un mezzo, invece era andato con un altro, e stavo denunciando il furto di un camion che invece avevo in garage. Tornai alla Vitalba, chiamai il mio cognato, dissi a lui, che ancora non si era accorto di cosa fosse successo, che non ci avevano rubato il camion, ma eravamo venuti con l'altro mezzo. Qui a Castellina ci sono dei boschi bellissimi, bellissimi per fare attività di trekking, per attraversarli passeggiando, è molto sviluppata l'attività venatoria, la caccia, però il bosco è essenzialmente, come dire, nel passato ha costituito un elemento anche di economico molto importante per questo territorio. Molti anni fa c'erano i carbonai che chiaramente non potendo utilizzare motoseghe, non avendo a disposizione mezzi meccanici, tagliavano con l'accetta al bosco, e lo tagliavano quando era ancora di dimensioni molto piccole, quindi quando era giovane, quando aveva 9 anni di vita, 10 anni di vita,
La pianta era piccola, si poteva tagliare tranquillamente con l'accetta, bastava saperlo fare. Dopodiché con quella legna, quella più grossa, veniva usata per il consumo, per, diciamo, per i caminetti, per le stufe. Quella più piccola, che era la maggior parte di quella legna, veniva usata per il carbone. Venivano fatte le carbonaie e anche lì con un'arte, con una dovizia di particolari che andava, diciamo, portata avanti, eccetera. Io invece ho tagliato in un'epoca in cui i boschi dovevano avere un'età più adulta, dovevano avere almeno 18 anni di età, quindi un bosco di 20 anni, a volte 25, è un bosco adulto, grande, le piante sono grosse, quindi bisogna tagliarle con la motosega, insomma. E qui il bosco è quasi tutto ceduo, c'è una parte di Castellina dai 400 metri in su che, dove c'è proprio un passaggio dalla macchia mediterranea a bosco ceduo, cioè tutto il bosco che si trova sotto il paese e dalla parte che dal paese di Castellina va verso di Parbella è un misto tra bosco ceduo e macchia mediterranea, e quindi tra bosco di ginepro, leccio, corbezzolo, un misto con quercia, con ornello, con cerzo. E mentre salendo dalla parte del paese verso Chianni, la Vitalba e poi tutto quello che segue dopo la Vitalba, ecco lì si entra nel bosco ceduo. Quella è tutta macchia di quercia, di cerro, con pochissimi lecci, ornello, carpino, ed è un bosco, diciamo, più pulito, più anche semplice se si vuole da tagliare, perché si entra meglio nel bosco, c'è da pulire meno, si arriva subito alla pianta da tagliare con facilità. Io ho tagliato quasi sempre boschi di quella natura, si tagliavano piante anche a volte molto alte, lasciando tra una pianta e l'altra diciamo una distanza di 6, 7, 8 metri, lasciando una percentuale di piante vecchie che si trovavano ogni tanto, che erano piante di 2 o 3 tagli più vecchi, e tagliando le piante che servivano per l'utilizzo che noi dovevamo fare. Tutta la frasca che rimaneva, tutta la parte più minuta del taglio del bosco veniva catastata in strisce che consentissero il passaggio poi con i mezzi per andare a raccogliere le cataste di legna che facevamo lungo appunto il tracciato che seguivamo per tagliare il bosco. Il taglio del bosco è regolamentato da normative che sono molto anche severe. Il taglio del bosco si inizia dal 1 d'ottobre e si conclude il 15 aprile. Poi a volte ci sono proroghe nella chiusura che può andare fino al 30 aprile, ma questo è il periodo in cui le piante non germogliano, non sono, diciamo, nel momento in cui viene attratta la linfa nel loro interno e quindi non sono in movimento. E quindi il momento di riposo della pianta. E anche nel taglio ci sono regole molto, molto particolari. Si devono lasciare un certo numero di piante per ettaro, un ettaro di bosco come un ettaro di terreno, chiaramente sono 100 metri per 100 metri, e in questi 100 metri per 100 metri bisogna lasciare un numero di piante che si possono così dimensionare, una pianta ogni 7-8 metri di distanza l'una dall'altra. Le piante non devono essere piccolissime, quelle che si lasciano, altrimenti rimanendo scoperte e mosse dal vento potrebbero non solo piegarsi ma anche rompersi, quindi devono avere una dimensione media, alcune più grosse, alcune più piccole, ma partire da una dimensione media, lasciare vari tipi di essenze, alcune delle quali sono protette. Per esempio il ginepro non si può tagliare, il ginepro è una pianta protetta, non si può tagliare, si taglia solo se magari è secco, se è, diciamo, ferito dalla caduta di altre piante, altrimenti non va assolutamente tagliato. Per le altre piante invece il taglio deve essere effettuato alla base, molto vicino al terreno, proprio deve essere al pari del terreno, non si deve vedere lo zoccolo che rimane dopo il taglio della pianta, perché da lì rinasce la nuova pianta e da lì nascono 4-5 piante, non una sola, quindi una ceppa di piante che poi si sviluppano, crescono e verranno tagliate poi nel futuro da altri tagliatori dopo minimo 18 anni di vita. Ecco, questo per dire che sia la forestale
che tutti gli organi competenti possono venire a controllare durante il taglio, anzi vengono a controllare durante il taglio, che tutto si svolga nelle regole, perché a provocare dei danni all'ambiente ci vuole pochissimo, e proprio per le cose che ho detto e che dicevo, anche chi svolge questo tipo di lavoro deve avere una preparazione che tuteli l'ambiente e una preparazione che salvaguardi dai pericoli, ma anche dagli eventuali danni che si possono provocare in un contesto spesso incontaminato, che è quello del bosco, che è quello della macchia. Il cambio di stagione non esiste più, armadi sempre uguali. E mi chiedono se ho freddo. Gli domando il perché. No, non sono ubriaco, sono svestito e annoiato. Rimarrà ancora qualcosa di divertente. Probabilmente parlare con la gente. Fuori da questo malumore. Fa freddo dentro, caro signore. È dura perdere il sentimento e divenire tutt'uno con il cemento.